Marco, va! Tutto bene? Mi vedi in forma? Come stai? Ti vediamo bene, un altro regione. Ah, meno male. Come stai? Ho avuto un colloquio telefonico con un vecchio socialista, politico, democratico, Luigi Mainolfi, col quale abbiamo scambiato delle idee. Non ci sentivamo da molto, ci siamo chiesti perché sostenevamo Caldoro e lui ha detto perché investiamo sul futuro. Mi ha fatto un po' invidia perché siccome io ho fatto un'intervista domenica di 2 pagine per spiegare questa cosa, lui me l'ha detta in 2 parole, quindi è una sintesi così felice che la offro a voi come premessa, motivo, sostanza della campagna elettorale. Io l'ho spiegato, poi te lo do, te lo regalo, così dopo le elezioni te lo leggerai, Stefano. Io l'ho spiegato in una lunga intervista, appunto per dire perché la lista di Caldoro, perché la mia partecipazione morale, politica, spirituale, perché la partecipazione di persone, diciamolo, di rilievo, persone professionalmente dotate, persone politiche, perché noi facciamo politica. Rispetto ai proclami, rispetto agli io pronunziati in maniera inconsistente, intollerabile, io apprezzo lo sforzo che ogni giorno fai e giorno per giorno fai di aggregare una ipotesi di progetto, perché dobbiamo volere un tipo di regione che si discosta da come le regioni sono andate avanti nell'ultimo periodo. Le regioni meridionali non hanno creduto all'Europa, hanno utilizzato pochissimo il finanziamento, non sono decollate. La Campania, che pure era un po' prima di tutte le altre, la Calabria, la Basilicata, che erano più in fondo nella classifica di percentuali, quelle economiche e finanziarie che leggete su tutte le riviste, oggi è all'ultimo posto, per cui c'è un immobilismo drammatico che la giunta di sinistra, o se volete Bassolino, o se volete i 9.000 consulenti di Bassolino, hanno portato a questo livello. L'eredità quindi è pesante. Ed è talmente pesante che il candidato avversario, e qua mi fa tanta tenerezza, e Stefano, te lo dico, grande rispetto, si vergogna di quell'eredità, non parla dei partiti che lo sostengono, quello gli fa onore, perché uno che si vergogna è sempre una brava persona, posso dirlo o no, però si deve vergognare. Caldoro vuol cambiare con una collegialità, con la politica che gli deriva anche perché è figlio d'arte. Io sono stato nei banchi di Montecitorio col padre, persona integerrima, culturalmente aperta, e lui si è abbeverato a quella fonte, quindi sa la politica. De Luca non sa la politica, sa la politica perché sa che c'è bisogno di un gruppo, di una collegialità, di una squadra che possa risolvere questi gravi problemi della regione. E se lo sentirete anche stasera, lui non dice di cambio, cambio. Chi fa così non sa niente, non è analfabeto. Cambiare significa appena appena cercare, con un lavoro lento, di raddrizzare una barca che veramente fa acqua da tutte le parti, soprattutto in campagna. Questa è la lista, e per il resto quindi non è la lista del Presidente, è la lista di tutte queste componenti politiche fondamentali in cui il Presidente si sente pienamente rappresentato. Io non credo nel personalismo della politica, non ci credo. Non credo che la indicazione del nome sia un fattore di distinguo, no? Un fattore di caratterizzazione di una lista o di un movimento politico. Credo che se venga fatto con questo spirito, allora ha un senso. Io faccio parte politicamente, culturalmente, per la mia storia politica, di questa storia qua. Quindi non è una cosa esterna da quella che è la mia costruzione politica, quella che è la mia esperienza politica. Quindi io mi sento di dire soprattutto questo perché so quanto è importante per chiunque vive con orgoglio
il proprio movimento, la propria esperienza politica, quanto è importante che venga difesa. Quello che a noi ci preoccupa è chi non si presenta con la propria faccia. E non si presenta, Peppino dice, ma io penso che sia una persona alla fine che dice che lui si vergogna, allora anche l'atteggiamento della vergogna è un atteggiamento umano, però in politica credo che una cosa bisogna farla, se uno prova vergogna almeno un atto pubblico lo deve fare, nel momento in cui scende in campo ed esprime la continuità del passato deve chiedere scusa ai cittadini della Campania, deve chiedere scusa ai cittadini irpini. Deve avere il coraggio, la politica, di essere leale. E poi uno che ha chiesto scusa, al di là della vergogna, può dire abbiamo sbagliato, ma faremo di meglio. E questa è una cosa giusta. Per far di meglio devono scrivere un programma e non l'hanno scritto. E quindi vuol dire che vogliono continuare a fare quello che hanno fatto fino a ora. Perché è evidente che se uno non ha un programma va in continuità col vecchio programma. Allora io gli ho detto, se non l'avete scritto è perché evidentemente volete fare sulla sanità, sui trasporti, sul lavoro, sullo sviluppo, tutte le cose che avete fatto fino a mo'. Ebbene, allora ci confronteremo su quello. Allora non c'è bisogno di dire discontinuità, è nuovo di nulla. Se sei rappresentante della continuità e non scrivi un nuovo programma e non hai chiesto scusa, bene, allora noi ci confronteremo chiaramente con quello che tu dovrai rappresenti, e quindi dobbiamo discutere poi con Bassolino, dobbiamo discutere con la Iervolino, no? Dobbiamo discutere con tutti quelli che hanno governato insieme a te.